Al tavolo ci dobbiamo essere tutti a scriverla. L'ho detto all'inizio non solo per prendere qualche voto in più, l'ho detto perché ci credo e questo sarà il mio impegno. Io voglio dire alcune cose. Intanto fatemi ringraziare quello straordinario gruppo di ragazzi, un po' folli come me, che mi è stato vicino in questi giorni, che con me hanno condiviso ore e ore e ore di appassionata politica, di discussione, di confronto, di idee a volte anche diverse. Ringrazio Luigi Tosiani, credo che si debba essere convinti di una cosa: se noi diciamo che nel nostro partito un minuto dopo la fine dei congressi non devono esistere i renziani, i cibattiani e i cuperliani, un minuto dopo la fine dello scorso congresso non esistevano più i doniniani o quelli di Tosiani. Esiste il Partito Democratico, esistono le migliori energie di cui questo partito dispone e io ho l'ambizione di poterle usare tutte. Chiudo perché ci attendono settimane e mesi difficili. Abbiamo di fronte a noi la sfida impegnativa del 2016, una sfida in cui dobbiamo essere tutti in campo. Ci dobbiamo essere con l'intelligenza di chi sa che le sfide si affrontano e si vincono solo se c'è il contributo di tutti, solo se c'è passione e intelligenza. Io, come sapete, in questi 2 anni ho svolto il ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale e ne vado fiero per il lavoro che ho svolto con la Giunta, ma ne vado fiero soprattutto per i consiglieri e le consigliere del mio gruppo, che hanno dimostrato sempre grandissima qualità, grandissima capacità, grandissima saggezza politica e anche grandissima lealtà. Guardate, io sono contro la fedeltà la riserviamo agli animali, noi siamo persone che fanno politica e al posto della fedeltà mettono in campo la lealtà. La si può anche pensare in maniera diversa alcune volte, ma tra persone leali l'obiettivo alla fine si raggiunge sempre. Chiudo con un ricordo che immagino ci unirà tutti. Non l'ho voluto fare all'inizio perché magari avrebbe potuto avere il sapore di una presa di posizione strumentale, però negli ultimi anni e anche negli ultimi mesi noi abbiamo perso 2 carissime persone, si chiamavano Maurizio Gevenini e Giacomo Venturi, con uno stile diverso, che però erano unite da una caratteristica, cioè la caratteristica di saper fare politica tra le persone. Maurizio, lo sapevate, chi ha avuto la fortuna come me di poterci camminare insieme lungo le vie del centro storico per percorrere 100 metri ci si impiegava un'ora, perché lo salutavano tutti, lo fermavano tutti, tutti lo abbracciavano. E già come è stato, credo, come dire, un amministratore appassionato come non ne ho mai conosciuto in vita mia, cioè una persona che di ogni singolo comune, di ogni singola frazione ti sapeva indicare qual era il problema amministrativo, le peculiarità del torrente piuttosto che le necessità urbanistiche. Ecco, 2 profili tra loro diversi che però ci mancano tanto, ci manca il loro modo di saper stare in mezzo alle persone. Ci manca anche la loro capacità di affrontare le sfide più difficili con il sorriso. Ora credo che ricordarli non debba significare solo un momento di applauso, seppur molto bello come questo, ma debba essere anche un monito per ciascuno di noi, perché essere capaci di recuperare quello spirito, essere capaci di affrontare anche le sfide più difficili, sapendo che siamo prima esseri umani e poi persone che fanno politica, ci aiuterà e non poco per vincere le sfide che ci aspettano. Io confido molto nel contributo di ciascuno di voi. Quello che vi ho detto prima ve lo dico anche adesso: venite a bussare alla porta del segretario, rompetegli le scatole, tirategli le orecchie, richiamatelo alle sue responsabilità, perché vengono prima gli oneri, viene prima la fatica, viene prima l'essere rappresentante di una comunità con tutte le responsabilità del caso. E poi forse alla fine
se ci sarà spazio, l'onore di aver svolto bene il proprio lavoro. Questa deve essere la cifra del Partito Democratico di Bologna. Per questo cammino vi chiedo di stare insieme a me, di stare insieme a tutto il gruppo dirigente, e per questo il mio auspicio è che davvero da domani, anzi già da adesso, noi si possa essere capaci di stare tutti insieme con tutte le migliori risorse, le migliori intelligenze che anche oggi questo partito ha dimostrato di avere. Vi ringrazio.